L'uomo è il protagonista del Museo di Antropologia dell'Università di Padova. Dalle sue origini da un gruppo di scimmie, adattate a camminare su due gambe, ai nostri antenati fossili, che vanno a comporre l'intricato cespuglio evolutivo umano, passando per le sue più antiche produzioni di strumenti in pietra, osso e metalli, fino ad arrivare al suo lungo viaggio, iniziato in Africa, che lo ha portato a manifestarsi nelle variegate culture di ogni angolo della Terra. Nato da una donazione personale di reperti di interesse antropologico da parte di Giovanni Canestrini nel 1878, il museo si è arricchito nel tempo di importanti raccolte, come le collezioni osteologiche legate agli studi di Enrico Tedeschi, i reperti paleoetnologici scavati dall'archeologo Raffaello Battaglia, le preziose collezioni etnografiche dall'Africa, dall'Asia, dall'Oceania e gli spettacolari oggetti della collezione d'arte orientale. Un museo che vuole raccontare storie di uomini, di più uomini possibile, e narrare così un frammento della grande avventura dell'umanità.